SCP-001 è da tenere bloccato insieme a tutti i dati relativi ad esso all'interno del Vault archivio primario su sub livello 1 del sito. Il Vault è un prisma ottagonale verticale fabbricato su misura, in cemento armato e acciaio, con un portale di accesso bloccato a tempo da 2000 kg e 0,9 metri di spessore dal soffitto. La scheda di chiusura a tempo deve essere classificata e disponibile solamente per il dottor Y. Mirsky. L'accesso è subordinato all'autorizzazione a triplice fattore, come la carta accesso impronta digitale parola d'ordine. SCP-001 è probabilmente il manufatto più sicuro in possesso della Fondazione, e queste misure sono intese primariamente alla prevenzione di furto. SCP-001 è una gemma onice di superficie nera, liscia, perfettamente ellissoidale, circa 15,1 x 15,4 x 16,5 cm, dal modello bianco screziato. Avvolto attorno al suo esterno, che comprende il suo equatore ad entrambi i poli, si trova un complesso e stratificato frattale in filigrana e in metallo d'oro. L'oro è scolpito a grandi linee in quello che oggi è generalmente accettato come la parte inferiore o polo sud dell'oggetto, ma con latitudine maggiore il modello diviene progressivamente maggiormente intricato. Vicino al polo nord, chiamato anche il blocco o singolarità, la complessità del modello progredisce oltre la capacità di microscopi ottici o a raggi a elettroni. Confronta relazione di acquisizione. Ulteriori investigazioni sono in attesa di progressi nella tecnologia microscopica. La gemma è stata scoperta emettere piccole quantità, circa 34,5007 a 34,5010 milliwatt, di continue radiazioni termiche nel raggio delle microonde. Come risultato, la filigrana d'oro è tiepida al tatto. Le aree bianche screziate emettono in frazioni più radiazioni rispetto alle aree di onice nera. Oltre a questo, SCP-001 è totalmente inerte e opaco per tutte le forme di radiazione elettromagnetica e dura e, finora, indistruttibile. Vedi Project Pluto, qui di seguito. La sua composizione onice oro è ipotizzata da un esame visivo, in quanto il prelievo di campioni per l'analisi chimica è dimostrata impossibile. Assalto di forza bruta con il maltello, scalpello, cannello, tagliabulloni, sega nastro, eccetera. Riscaldamento sostenuto fino a 5000 gradi centigradi in fornace industriale. L'artefatto ha riflesso tutta l'energia termica, nessun aumento di temperatura. Applicazione diretta di laser da taglio industriale. Circa 160 kW al centimetro quadro, concentrati sul blocco. L'artefatto ha riflesso tutta l'energia. Compressione da morsa, autorottamatore, pressa idraulica a diamante, tutti distrutti. Applicazione di acidi corrosivi e altri composti altamente ossidanti, nessuna reazione. Detonazione di plastica ad esplosivi solidi, a breve distanza, nessun effetto. Detonazione di testata atomica, a breve distanza. Autorizzazione garantita retroattivamente dal dottor Mirsky, nessun effetto. Il progetto Pluto deve essere immediatamente interrotto. Il progetto Pluto è in corso con il pieno supporto delle risorse della Fondazione. La prima testimonianza di SCP-001 è nella rivista manoscritta dell'aristocratico scozzese di basso rango Sir Edwin Young, terzo baronetto, 1611-1677.
come si usava all'epoca, Yang possedeva un gabinetto di curiosità, una piccola stanza di artefatti dall'origine indeterminata come sculture, fossili e ninnoli. Il manoscritto di Yang include riferimenti all'acquisizione di un gioiello di carattere sacro, Ein Banden Ju, di onice e filigrana d'oro di finezza al di là dell'affermazione razionale durante un viaggio attraverso il deserto mesopotamico. Il manoscritto indica che SCP-001 venne scoperto, sepolto nelle rovine di un luogo aspro, devastato, più vecchio del tempo. Quello che per Yan era uno spaventoso dio della morte. SCP-001 venne trovato in una roccia al centro di quattro enormi pietre runiche. Il manoscritto di Yan include uno schizzo dalla parte più leggibile delle pietre meglio conservate, ma non fu in grado di leggere le rune o di trovare uno studioso che potesse tradurle. Il diario del viaggio di Yang non è completo riguardo alla locazione delle rovine, che non sono ancora state localizzate. La selezione di manufatti curiosi di Yang rimase ammassata per diversi secoli dopo la sua morte. Nel 1805 i suoi discendenti donarono SCP-001 al Museo Nazionale Scozzese di Edimburgo. I custodi del museo considerarono SCP-001 come un antico, fragile ed impagabile esempio di metallurgia sumera. Tuttavia, fallirono nel tentativo di scoprire la natura del suo anomalo calore, la sua indistruttibilità o la sua costruzione impossibile su scala microscopica. Essi, ad ogni modo, riuscirono ad identificare le rune nello schizzo di Yang come terziario cuneiforme sumero, del circa 3400 a.C. Solamente una traduzione parziale fu possibile. Con perdita e a... Noi, io. Apact, sostantivo, probabilmente un nome proprio. In questo finale, finalità, gioia e permanenza, forse protezione. Mr. McCandlish, esecutore della traduzione, notò: sembra un qualche tipo di incantesimo o magia di contenimento. Apact è il nome di ciò che è imprigionato all'interno della gemma. SCP-001 è infine stato messo in mostra semipermanente nel 1949. Nel 2003, un membro della fondazione in vacanza notò che i modelli bianco screziato sulla superficie di SCP-001 rassomigliavano alla radiazione a microonde cosmica di fondo, un modello di microonde che comprende tutto l'universo osservabile, come tracciato dalla NASA all'inizio di quell'anno. Ulteriori ispezioni hanno dimostrato che i due modelli sono identici. SCP-001, insieme al manoscritto del baronetto Yang, fu immediatamente acquistato da un'organizzazione della facciata della fondazione e trasferito al sito 10, dove il dottor Kuhak e il dottor Y. Mirsky eseguono le prime analisi di routine. La ricerca continua sotto la supervisione del dottor Mirsky, a causa del recente abbandono della fondazione da parte del dottor Hack. Il manoscritto di Yang include anche diversi schizzi dettagliati di SCP-001. In uno degli schizzi, un piccolo oggetto decorato simile ad una chiave è mostrato come inserito nel polo nord. La chiave non è ancora stata recuperata.